Salve a tutti, questa sera ci troviamo a Toffia per il Folk in Progress. A inizio da qui, fino a settembre, un viaggio che ci porterà alla scoperta della buona musica con le band emergenti partecipanti al premio SMS Sabina Music Summer, al termine del quale la band vincitrice sarà premiata con una produzione discografica a costo zero presso il Tube Recording Studio in collaborazione con M Produzioni Musicali. Ciò sarà reso possibile grazie alla collaborazione con Etnica Radio ed Arterie nell'ambito del laboratorio Radio Facendo, pensato per insegnare a progettare, costruire e condurre una trasmissione radiofonica. Per info e iscrizioni visitate il sito arterie.org. Ogni sera incontreremo una delle band selezionate per partecipare al premio, nato quest'anno nell'ambito del progetto SMS, la strada della musica in Sabina, che vede l'unione di alcune tra le più innovative realtà culturali presenti nel panorama sabino, come il Farab Music Festival, Folk in Progress, riviviamo il centro storico, Arterie, insieme al Farfa Voice Festival ed il Latin Cures Festival, eventi alla loro prima edizione. Un insieme di manifestazioni, un viaggio all'insegna della musica, una full immersion che celebrerà diversi generi e si svolgerà per tutta l'estate. Iniziamo allora. Chi vincerà? Are you ready? Intervista al dottor Bai Tu e Inna de Bash. Sì, so cos'è una web radio, molto interessante. Sì, ci piacerebbe che i nostri pezzi passassero su una web radio. Ottima atmosfera, good vibration, siamo molto contenti di essere qui. Innanzitutto speriamo di vincere il premio e registrare in uno studio uno dei migliori per quanto riguarda il jazz, soprattutto in Italia. Il nostro gruppo si è formato da poco tempo e io mi occupo degli arrangiamenti e volevo mettere sopra una band reggae, poi ho avuto la fortuna di incontrare To, che è un artista senegalese, e quindi facciamo un afro reggae, un miscuglio di questi ritmi levare.